Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Altro super episodio, cominciamo subito con l'evento squadra di questa settimana, The Last Ride Domination. Signori, Undertaker WrestleMania 33, ce l'andiamo a prendere, possiamo riscuotere questa fantastica ricompensa. Questa ragazzi è una grandissima carta, non soltanto perché è forte, ma anche perché diversi membri del team la possono fare pro. E quindi ragazzi è veramente un evento OP. Quindi ragazzi andiamo a riscuotere queste ricompense e prendiamoci il nostro Undertaker WrestleMania 33. Tanta bella robetta, abbiamo finalmente anche un bellissimo Undertaker bello tosto. E potremmo anche, chissà, in futuro poterlo anche fare pro. Per il momento però non lo abbiamo, abbiamo soltanto lui soltanto. Eccolo qua, signori, Undertaker, non ci resta che allenarlo e portarlo ai livelli massimi e sperare in futuro di farlo pro. 5 ore e mezzo alla fine dell'evento, proviamo comunque ad abbassare il livello delle carte per provare anche a vedere se riusciamo a prenderci. Anzi, no, perfetto. Ci hanno già pensato gli altri membri. Hanno già abbassato il livello delle carte per poter provare a prenderci la carta, Ultimate. Che a questo punto potrebbe essere una carta Rove. Una carta Rove? Che potrebbe essere, ragazzi? Che potrebbe essere? Qualcuno di voi già lo sa, ma io ancora non lo so. Facciamoci un piccolo match e vediamo se magari riusciamo a rompere una shard importante per vedere qualcosa. Il nome, la mossa speciale, magari un pezzo della faccia, qualcosa, un principio di volto. Vediamo un po'. E allora prendiamo subito una bella carta, la mettiamo qua nel centro, un bel AJ Style Pro, e proviamo così. Cerchiamo di vincere questo match, così abbiamo, se non sbaglio, anche il raddoppiatore, quindi sono 8 le shard da rompere, ed è buona ragazzi. Poi dopo c'è da fare anche un'altra bella cosetta, anzi altre due belle cosette, una però c'è da aspettare un po'. C'è da aspettare un po', ma io devo aspettare che poi nell'editing del video voi, cioè, lo vedete subito. Io invece devo aspettare delle ore probabilmente. Allora, Jinder Mahal, buona, ottima carta, però non l'ho ottenuta la pro. Non ho preso la pro, ragazzi, della Road to Glory della scorsa settimana. Non ho avuto il tempo necessario per prendere questa carta, però sono arrivato comunque a prendere Tad Dillinger, quindi possiamo farci la pro di quell'altra carta. Allora, qui come siamo messi? Boom, così. Vabbè, avevo degli impegni molto importanti, onestamente, quindi ho dovuto rinunciare ovviamente a una carta che comunque posso fare anche a meno, tra virgolette, però vabbè. Era forte, però comunque sì, abbiamo tanto tutto il tempo per prenderci qualunque altra carta, quindi siamo veramente forti, quindi non c'è assolutamente problema, possiamo prenderci altre tantissime carte in futuro. Allora, prendiamoci intanto il match, 6 a 3, e quindi possiamo romperci i nostri 8 shard, vediamo quanti ne mancavano, un botto, quindi sarà difficile trovare il pezzo mancante. Però ci spero, lo spero davvero, sì, tanto per vedere insomma che quale carta possa essere, magari qualcuno nel frattempo sta anche giocando, quindi tanto di cappello, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosetta e vedere che carta possa essere. Onestamente a me ora più di tanto le ultimate non è che mi interessano più di tanto, però comunque. No, nessuno ha trovato un pezzo, quindi vediamo un po'. No, ancora tutti e 100 sono. Vabbè, vabbè, vabbè. E vabbè, per la carta ultimate comunque vedremo, ragazzi. Ci sono comunque altre due bellissime notizie. La prima è che nel team Battleground stiamo vincendo 10.780, quasi 11.000 punti a 3.624. Mancano circa 2 ore e 40 per finire questo battle, diciamo che comunque abbiamo già la vittoria in tasca, quindi tanto di cappello. So che è cambiato qualcosa nelle ricompense del Battleground, ma comunque non è che ci porti più di tanto, poi alla fine. Infatti il pacchetto Platinum ci dà un uomo, WrestleMania 3 e due Superstar Elite a Ultimate, cioè però le Superstar potrebbero essere a questo punto anche Dive. Ma non ci stiamo a lamentare per queste sciocchezze, non ci stiamo a lamentare assolutamente. Per quanto riguarda la coppia WrestleMania 3, che mi avete detto in tanti nei commenti che danno direttamente la pro di qualsiasi carta, o maschio o femmina, poi avete detto che comunque potrebbe essere una coppia, un tag team praticamente, oppure proprio due wrestler a caso. Però ragazzi, mi ricordo io, nella prima stagione, proprio la primissima stagione, proprio agli inizi del gioco, nella King of the Ring regalavano a chi vinceva King of the Ring, appunto, arrivava in finale e la vinceva, una coppia di Superstar. Questa coppia era direttamente una pro. Infatti, la prima volta che vinsi una King of the Ring a livello ultra raro, mi sembra ero, mi dettero due Eric Rowan ultra rari. Praticamente all'inizio del gioco potevi fare subito una pro in quel modo. Poi fu cambiato perché era troppo, cioè, semplice vincere, appunto. E hanno cominciato a mettere più difficile, più livelli di vincite, insomma, roba del genere. E quindi questa cosa un po' mi ricorda, diciamo, la coppia dovrebbe dare anche secondo me direttamente una carta pro, anche perché non avrebbe senso dare due carte al prezzo di 30.000 quando ne puoi prendere una a 10.000, due costerebbero 20.000, 30.000 vuol dire che insomma la vincita è importante, no? Comunque sì, ragazzi, io aspetterei comunque 30.000, quindi tanto vale, vediamo un po', così almeno ci leviamo questo dubbio e vediamo un po', ragazzi, cosa succederà davvero.
E un'altra cosa, ragazzi, è come vedete qua giù in basso a destra, abbiamo finito di combattere la finale della King of the Ring. Quindi avremo sicuramente un'altra carta per estremamente 3, sicura 100%. Però non so ancora se abbiamo vinto la King of the Ring oppure siamo arrivati secondi. Ad ogni modo va sempre benissimo perché alla fine la differenza la fa una carta Ultimate che a me non mi interessa a questo punto. Però se abbiamo comunque vinto anche quest'altra King of the Ring, è tanta roba. Andiamo a vedere, ragazzi, e vediamo un po'. Incontro terminato. 3 a 2 per DDB e quindi abbiamo perso la finale. GG per DDB, signori. 3 a 2 l'ultimo match, 3 a 2 per me il secondo match. Il primo match invece ci ha battuti per ben 4 a 1. E quindi, ragazzi, ci siamo meritati soltanto un secondo posto. Andiamo a vedere quadro playoff, signori. Siamo rimasti qui al secondo posto. Lui invece di DDB è andato a campione della King of the Ring. GG per lui. Faccina e invia. Ed eccoci qua, ragazzi, punto di stallo. Dobbiamo soltanto attendere che sia finito il 40 minuti della finale della King of the Ring e 2 ore e 40 del Team Battle. E quindi, ragazzi, ci vedremo fra circa 3 ore. Per voi sarà circa un secondo e mezzo. E insieme andremo a prenderci la ricompensa del WrestleMania della King of the Ring. E il pacchetto, spero che a questo punto sia platino, almeno che non fanno un boost enorme alla squadra avversaria in questi ultimi minuti di gioco. E ci prenderemo anche un altro pacchetto platino, ragazzi, spacchetteremo il mondo. E dobbiamo a questo punto di gioco invocare il Deadman, invocare Undertaker, così almeno sarà subito un'altra pro in questo episodio. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, tornati ragazzi, è il momento di spacchettare la ricompensa della King of the Ring e del pacchetto platino che siamo riusciti a prendere anche quest'altra volta nella Team Battleground, signori. Intanto faccio vedere che nell'evento squadra la carta Ultimate era un bellissimo, tostissimo Brock Lesnar Ultimate, sicuro al 100%, non si vede il nome però riesco a vedere i lineamenti, soprattutto i parametri della forza 6548 se non sbaglio, e poi si vede il gomitino, quindi sono andato a vedere fra le mie carte e sì, è un Brock Lesnar, potrei averlo fatto pro, una potenziale carta Ultimate pro, ma vabbè ragazzi, non importa, alla fine ce l'abbiamo comunque due WrestleMania, quindi tra l'altro anche uno pro, quindi possiamo farne anche a meno, vabbè. A me per quanto riguarda me. È arrivato il momento di andarci a prendere le nostre ricompense, King of the Ring. E signori, abbiamo preso in questo episodio già un bellissimo Undertaker preso appunto dalla Ring Domination. Sarebbe buono fare l'invocazione del Deadman, cercare di trovare subito la pro in questo episodio, ragazzi. Sarebbe veramente una cosa veramente tosta, direi. Facciamo una cosa, spengiamo pure le luci, facciamo un po' di atmosfera. Mettiamo un po' di luce un po' più sul blu, non so, oddio, mi fanno visti. Dà strafastidio. Ok, signori, andiamo a prenderci questa Superstar WrestleMania 3 del secondo posto della King of the Ring. Boom! Roman Reigns. Roman Reigns è la ricompensa della King of the Ring. Non è pro, però abbiamo preso Undertaker e Roman Reigns. Undertaker e Roman Reigns. Abbiamo trovato da una parte il seppellitore e dall'altra parte il suo distruttore. Undertaker e Roman Reigns nello stesso episodio, ragazzi. È destino veramente, ragazzi. Dai, bellissimo Roman Reigns. Peccato che c'è stato già in un evento passato. Tra l'altro fu in un team event appena dopo WrestleMania, proprio subito dopo. Mi sembra proprio dominato WrestleMania. Lunedì notte cominciò l'evento con Roman Reigns, mi sembra proprio. Non mi ricordo se era una Road to Glory o una una Ring Domination, però vabbè. E vabbè, comunque abbiamo un bellissimo Roman Reigns che non è affatto male, ragazzi, anzi, mi piace anche, quindi. Ad ogni modo, adesso andiamo a prendere l'altra ricompensa, Team Battleground, altro pacchetto di platino. Gli avversari hanno fatto un po' di punti, hanno fatto circa 1000 punti, sono fermati comunque a 4079, quindi è stata veramente un'altra batosta per tutti quanti. Direi che questo è il gran momento di andare a prendere quest'altra bellissima ricompensa. Pacchetto di platino, possiamo benissimo trovare anche altre due ultime qua dentro, al limite una Elite, un Ultimate. E una potenziale carta WrestleMania 33. Un'altra carta e possiamo fare pro. Ce ne abbiamo veramente tante. Quale sarà? Andiamo a scoprirlo insieme. Boom, signori! Abbiamo 3000 di John Cena Elite. 3000. La prossima dovrebbe essere la WrestleMania. Se non sbaglio, mi dà il pacchetto a sinistra. Quindi, ragazzi, prepariamoci. La carta WrestleMania ce la dà subito. Quale sarà? Quale sarà la ricompensa WrestleMania? Scopriamolo. Boom! Un Triple H, bellissimo Triple H. Se non sbaglio, la miglior carta che ci sia nelle file WrestleMania 33. Non me lo so se lui o il Goldberg, ma dovrebbe essere comunque lui, penso. Però non è pro, ma va bene. 1500 Battle Point e l'altra carta che è un Ultimate. Andiamo a scoprirla insieme. Un J-Style che ce l'abbiamo già pro. Va bene, ragazzi. Non abbiamo fatto pro in questo episodio, ma abbiamo preso delle carte veramente potenti, direi. Minchia, abbiamo Triple H, Roman Reigns e Undertaker, cioè.
Peccato che non c'è stato una pro in questo episodio, ma comunque sia, continuiamo a crescere. Intanto vi faccio vedere che sto allenando Ty Dillinger e Nabita Wild, dovrebbe mancarli circa, ma neanche 10 meno, 3 alla forza, 1 alla resistenza, 1 alla velocità, carisma già pronto, mentre l'altro forse un pochino meno, 4 alla forza, 5 alla resistenza, 9 alla velocità e carisma anche lui è pronto. Quindi vabbè, pochi match ancora e sarà pronto per il prossimo evento sicuramente. E va benissimo ragazzi, in questo grandissimo episodio abbiamo trovato ben 3 carte WrestleMania 33. Da domani ricominceremo una nuova King of the Ring, continueremo ad allenare le nostre carte, faremo tutto quanto. Purtroppo sto cominciando a finire le carte che sto usando per l'allenamento, quindi quelle SummerSlam e WrestleMania, devo trovare altri metodi, però comunque sono sempre tante carte elite, quindi vabbè. Quindi ragazzi, se anche questo episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare tanti like, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!